io pensavo di non parlare perché mi avevano detto andiamo noi portavoce a sentire i cittadini, quindi mi piacerebbe poi se ancora c'è stato questo momento magari invece fare una specie di speaking corner per i cittadini. Io vi racconto sui vari argomenti che stiamo trattando in connessione con gli altri portavoce a tutti i livelli, quindi municipale, regionale e comunale, della tematica dell'edilizia residenziale pubblica, perché è un tema, la casa, che ovviamente tocca da vicino la quotidianità di ciascuno di noi, quindi quando la politica parla di temi concreti una volta tanto. In questi anni noi abbiamo avuto dal 67, pensate, una legge che prevedeva la possibilità per nuclei abitati superiori a 200.000 euro, quindi diciamo 200.000 abitanti, quindi a partire da cittadine di media di dimensione delle province fino ad arrivare a grandi città come Roma, la possibilità di finanziare, cioè lo Stato diceva io do dei soldi ai comuni e alle regioni perché possano costruire case per i cittadini che possano essere vendute o affittate a dei prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato, perché uno Stato sociale si preoccupa dei suoi cittadini, si preoccupa di non far rimanere nessuno indietro, ve lo ricordate, questo è il nostro impegno preso in campagna elettorale. Quindi l'idea era buona, i soldi ogni anno vengono stanziati e vengono dati alle regioni che li affidano a dei privati che costruiscono. Questi privati quindi hanno finanziamenti a fondo perduto da parte delle regioni. A fondo perduto significa che non devono essere restituiti, quindi un imprenditore, un costruttore privato si vede finanziato a fondo perduto una parte o anche a volte tutto il costo dell'opera che sta costruendo. Su un terreno del comune dove si sta costruendo e con a costo zero, quindi il terreno gli viene dato a costo zero, oppure ha uno sconto molto rilevante sugli oneri concessori. Cosa sono gli oneri concessori? Sono quei costi che il comune deve sostenere quando si costruisce un palazzo per allacciarlo a una fogna, per mettergli una strada sotto, per illuminare la strada, per portargli le tubazioni dell'acqua, portargli le tubazioni dell'energia elettrica. Quindi lo Stato dal 67 si impegna ad aiutare le persone che non si possono permettere una casa a dei prezzi di mercato. Questa è la teoria. La pratica, scusate, poi finisco l'ultimo passaggio, vi dicevo, i canoni di locazione o i prezzi di vendita di queste case sono molto più bassi rispetto a quelli di mercato perché viene scomputato il contributo pubblico che ha permesso all'imprenditore di costruire, quindi spesso e volentieri neanche di rischiare capitale proprio, ma di avere i soldi pubblici per costruire. Questo contributo viene scorporato quando il comune pubblica delle tabelle in cui dice tu ditta X hai costruito sul terreno Y, hai ricevuto tot soldi dalla regione, il mio terreno, uno sconto sugli oneri concessori, devi applicare lo sconto di X centinaia di euro rispetto a un prezzo di mercato della stessa zona. Queste sono le tabelle, questo è il sistema come dovrebbe funzionare. In realtà ha funzionato in questa maniera: lo Stato ha dato i soldi alle regioni, le regioni li hanno dati ai costruttori, i costruttori hanno costruito con i soldi pubblici, i comuni non hanno emesso le tabelle, le regioni non hanno vigilato e quindi ci sono imprenditori privati che hanno costruito con soldi pubblici, hanno venduto a prezzi normali o affittato a prezzi normali di mercato, facendo del tutto cadere nel vuoto quella che era una bellissima legge che esisteva già dal 1967. Roma ha
112 piani di zona. Questi piani di zona sono gli strumenti di attuazione urbanistica in cui si sviluppa tutto questo meccanismo che vi ho spiegato adesso. 112 piani di zona, che non significano 112 palazzi, che sarebbero comunque già tanti, 112 quartieri o pezzi di quartiere che sono stati costruiti con i soldi pubblici, destinati a persone che non possono permettersi prezzi di acquisto di una casa o un canone di locazione a prezzo di mercato, e che si sono visti quindi da una parte fregare i soldi come cittadini, perché quei soldi pubblici sono magari i soldi delle loro tasse pagate allo Stato, e dall'altro non hanno goduto di nessun beneficio. Questo perché il comune non ha applicato la legge, la regione non ha vigilato e il ministero sa pettinare le bambole evidentemente in tutto ciò. Ora, noi siamo riusciti attraverso un'azione a rete tra consiglieri comunali, consiglieri regionali e parlamentari del Movimento 5 Stelle a far uscire le prime tabelle. Quindi ci sono diverse decine di migliaia di cittadini romani che grazie al Movimento 5 Stelle si sono visti applicare un canone di locazione che da 850 euro è sceso più o meno alla metà. Questi sono i risultati di una politica che applica la legge. Semplicemente. La straordinarietà del Movimento 5 Stelle è questa. Noi facciamo buone leggi e le facciamo applicare.